Questa è un'iniziativa supportata dalle Società Italiana di Pneumologia e Allergologia e Immunologia Clinica e dalle associazioni pazienti che si occupano di questa patologia. L'asma è un problema sociale, riguarda il 5% circa della popolazione italiana, per cui questo momento di comunicazione, confronto e supporto su questa patologia cronica è decisamente importante. Perché asma e allergie sono dei mali così diffusi, diciamo, nella contemporaneità? Allora, la diffusione, come dicevo, è molto alta. Circa il 60% dell'asma è dovuta a un fenomeno di tipo allergico. In tutti i paesi occidentalizzati si vede un incremento delle patologie allergiche. Questo è il risultato dell'interazione del nostro patrimonio genetico con l'ambiente. Quindi siamo più esposti a determinati tipi di risposte immunologiche, meno ad altre. Quindi abbiamo un incremento ovunque. Per quanto riguarda le patologie allergiche, ad esempio la rinite allergica e l'asma, questo è un fenomeno che interessa più o meno tutte le nazioni. Nel nostro paese l'asma interessa circa il 5% delle popolazioni, nel nord Europa arriviamo addirittura al 10%, quindi è un trend in crescita. A che punto è la ricerca scientifica in questo senso? Cioè, è possibile pensare ad un futuro nel quale, diciamo, diventino delle malattie in qualche modo guaribili? Ma in questi ultimi anni il nostro obiettivo era il controllo della malattia, cioè non avere sintomi di giorno, di notte, dopo sforzo, non usare il farmaco al bisogno, con la dose minima di farmaci, soprattutto farmaci inalatori. Ora il nostro traguardo va oltre, cioè iniziamo a parlare, anzi abbiamo dei dati piuttosto consolidati per quello che riguarda la remissione, cioè l'utilizzo di farmaci nuovi, innovativi, che mi consentono di andare oltre questo, cioè spegnere clinicamente e biologicamente il fenomeno. Siamo all'inizio di una, anzi siamo dentro un'evoluzione delle conoscenze che di sicuro nei prossimi decenni cambierà la storia della malattia.